sono stati consegnati a Firenze i riconoscimenti per la terza edizione del Premio Giornalistico Nazionale Amerigo, promosso dall'Associazione Amerigo, per segnalare i servizi giornalistici realizzati nel corso dell'anno su quotidiani, periodici, radio TV e online, che hanno contribuito ad una migliore conoscenza degli Stati Uniti in Italia, in campo sociale, politico, economico e culturale. Tra i premiati, Cristiano Del Riccio, della redazione ANSA di Washington, per la categoria Agenzie giornalistiche. Un riconoscimento per il lavoro che negli ultimi anni abbiamo fatto non solo io ma tutta l'equipe dell'ANSA del Nord America. Siamo 10 persone dislocate a Washington, a New York, in California, a Miami. Sono stati anni pieni di notizie ovviamente dall'America e quindi ringrazio molto gli organizzatori di questo premio per questo riconoscimento che penso vada tutto al team ANSA del Nord America. Marzio Mian, del settimanale Io Donna, ha ricevuto il premio per la sezione periodici. Tra i suoi lavori, un'inchiesta sul modello Texas di Rick Perry, il governatore cowboy che punta alla Casa Bianca, e l'intervista a Peter Bolin, l'architetto autore dei 300 Apple Store nel mondo. Gerardo Greco della RAI, uno dei volti più noti del telegiornalismo italiano, è stato premiato per la sezione televisione. Greco è da 10 anni uno dei corrispondenti RAI da New York. Negli ultimi anni ha raccontato la tragedia delle Torri Gemelle, l'avvento alla presidenza degli Stati Uniti di Barack Obama, il disastro Katrina a New Orleans, le guerre in Afghanistan e in Iraq e la cattura di Osama Bin Laden. La visione che noi abbiamo degli Stati Uniti è una visione di luoghi comuni. Allora, quello che si cerca di fare è sfatare questi luoghi comuni, cioè gli americani col cappellone, le pistole, eccetera, eccetera. Insomma, si cerca di evitare di raccontare l'America così. Credo sia uno sforzo che abbiamo fatto un po' tutti i giornalisti italiani negli ultimi 10 anni, che poi sono stati gli anni aperti dall'11 settembre in poi, quindi, insomma, comunque con cose da raccontare molte. L'Associazione Amerigo riunisce gli alunni italiani dei programmi di scambi culturali internazionali promossi dal Dipartimento di Stato USA. Nata nel maggio 2007 su iniziativa di 8 soci fondatori provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale, giornalistico e politico, si propone di favorire fra i soci scambi di conoscenze ed esperienze personali maturate nel periodo di permanenza negli Stati Uniti per la realizzazione di progetti comuni.